si è aperta con la lettura di un brano di Primo Levi affidata alla studentessa Valeria Mattiacci all'Istituto Tecnico Commerciale Gentili la celebrazione ufficiale del Giorno della Memoria organizzata dalla provincia di Macerata con la collaborazione dell'Istituto Storico della Resistenza Morbiducci e dell'ANPI provinciale. Abbiamo voluto non una commemorazione, non una celebrazione fine a se stessa, ma insieme ai presidi e all'Istituto Storico della Resistenza e all'ANPI, abbiamo voluto veramente che questa giornata fosse non solo un ricordo, ricordare è fondamentale, ma capire anche che cosa è successo, per quale motivo sono successe quelle cose. Sono stati proprio gli alunni delle quinte classi delle scuole superiori del capoluogo i protagonisti della manifestazione concepita dal presidente Pettinari non solo come una solenne cerimonia, ma anche e soprattutto come un momento culturale e didattico rivolto ai ragazzi. È importante il fatto che questi eventi vengano fatti qui negli istituti scolastici, sono diversi gli istituti scolastici che sono stati coinvolti, proprio perché, come ho avuto modo di dire poco fa, l'azione fascista antisemita in Italia è partita proprio dalle scuole ed è bene che nelle scuole si perpetui il ricordo. Proprio in quest'ottica educativa si è inserita la lezione multimediale dello storico Paride Dobloni verso la Shoah dalle leggi razziali italiane ad Auschwitz, che sulla scorta di una minuziosa e inedita documentazione ha saputo catturare l'attenzione della platea di giovani studenti. Il fatto che tutti i ragazzi delle scuole della provincia si siano potuti riunire per prendere parte a questa iniziativa è molto importante dal momento che l'Olocausto è un fatto storico che deve essere ripercorso.